Ciao ragazzi, bentornati sul canale ufficiale Langa Studios. Io come sempre sono Andrea e oggi vi voglio parlare di comunicazione social. Sì, perché col tempo le aziende hanno finalmente realizzato quanto importante sia avere una strategia di comunicazione social ben bilanciata, ben strutturata, e quindi anche noi abbiamo cominciato a produrre contenuti per promozioni video tramite i social, soprattutto in formato 9/16, quello verticale degli smartphone. Ecco due esempi di video che vi possono far capire quello di cui sto parlando. Il primo è un semplice video che invita a fare lo swipe up, no? Una volta pubblicato conterrà un link visitabile all'utente tramite una semplice azione. Inseriamo la nostra scritta swipe up e cominciamo a darle un movimento verticale in modo che possa, insomma, suggerire l'azione che deve fare poi l'utente. Dobbiamo ricordarci di non farla andare fino in cima perché lì spesso si trova il nome utente, ma ora sfasiamo un po' le diverse lettere per dare un po' un movimento a cascata alla nostra scritta. La enfatizziamo magari con un effetto eco e lasciamo pieno il primo livello mentre utilizziamo i contorni sugli altri. Quindi naturalmente questa scritta non può essere messa in una schermata da sola, la integriamo con un video astratto, un video che magari ci fornisce il cliente, insomma con un contenuto che non la faccia essere una scritta su sfondo nero, e eccolo qui, semplice d'impatto, pronto da pubblicare. La seconda idea è un pochino più elaborata, un'idea solo grafica da usare magari in una promozione sponsorizzata per invitare a seguire il profilo. Quindi cominciamo con la scritta follow, perché è il fulcro del nostro video. Utilizziamo poi un effetto cerchio con un altro effetto eco, ripetitore che dir si voglia, e un po' di turbolenza per farlo un po' irregolare. E adesso ci occupiamo dello sfondo, nel quale vogliamo mettere un tema puntinato. Certo, ci vuole un attimo per fare tutti i puntini a mano, ma le cose migliori, come ben sapete, vengono fuori quando c'è tanta pazienza dietro. Una volta fatto questo passaggio, che io vi ho velocizzato per non farvi stare troppo, scuriamo un po' questo sfondo, che altrimenti è troppo invadente, e occupiamoci degli effetti sul testo. Ora facciamo ripetere questa scritta su e giù e duplichiamo questa cosa sia a sinistra che a destra, in modo che faccia tipo da tenda, insomma, alla nostra parola, che sarà l'unica parola piena rispetto a tutte le altre che hanno solo il contorno. E lo stesso effetto che abbiamo messo sui lati lo mettiamo qui al centro, ma facciamo in modo che queste parole che siano al centro in qualche modo stiano riempiendo la nostra scritta centrale. Quindi due cose importanti: con tutte queste scritte confondersi è facile, anche se la parola è sempre la stessa. Quindi mettiamo un bel fascio di luce che illumini la nostra scritta piena e poi una distorsione, ovvero l'effetto porzioni in movimento per le parti più esterne, in modo che sia un po' bombato, che non sia tutto piatto. Gestiamo affinché non sia troppo pesante questo video, anche se solo 15 secondi, e usiamo lo stesso effetto un po' più largo per la transizione iniziale, ed ecco qui il nostro risultato finale.